che è l'ultima volta che cambio colore di capelli. Faccio questo video proprio per spiegarvi un po' che cosa mi è successo, il perché di questi cambiamenti, insomma, la storia dei miei capelli negli ultimi mesi. Ho pubblicato su Instagram la foto di me bionda, quando appunto mi ero fatta bionda una settimana fa, e in tanti mi avete scritto: stai bene, questo colore ti illumina il viso. Ho pubblicato poi un'altra foto, adesso che sono diventata di nuovo bruna, e alcuni mi hanno scritto: ma stavi meglio bionda. Allora, qui si apre una parentesi, perché effettivamente in video e in foto mi piacevano i capelli biondi, mi piaceva come stavano su di me. Dal vivo la storia è diversa, perché non stavo molto bene. Io ho i lineamenti comunque non da persona bionda, io ho dei lineamenti da persona bruna, e quindi i miei lineamenti secondo me non si sposavano perfettamente con i capelli biondi. Sono anni che io volevo farmi i capelli biondi, perché pensavo mi potessero star bene. In realtà, finché non ci sbatti la testa, non puoi sapere realmente come un colore ti sta. Ho voluto provare e niente, dopo una settimana sono tornata dalla parrucchiera e ho detto: recuperiamo, facciamo qualcosa, non mi vedo bionda. Non so, vedevo questi occhi scuri, troppo scuri per un capello biondo, così biondo, perché effettivamente ero diventata parecchio bionda. Altra questione, quando mi truccavo il biondo ancora stava bene. Da struccata, ragazzi, non mi ci si poteva guardare, veramente, e ero orribile. In prospettiva dell'estate, in cui magari non ho voglia di truccarmi tutti i giorni, o comunque dovrò andare in spiaggia, e ovviamente in spiaggia non ci vado truccata, credo che bionda non sarei uscita di casa, perché mi ci vedevo proprio brutta. Ulteriore questione, la ricrescita. Era una settimana che avevo quelle mesh, che erano quasi una tinta, perché erano tante mesh e avevo già la ricrescita. Una settimana, ragazzi, era ingestibile. Io ho i capelli abbastanza scuri, non scuri così, adesso vi parlerò anche di questa cosa. Ho i capelli abbastanza scuri, quindi la ricrescita si vede veramente tanto e io odio la ricrescita. Quindi, insomma, sarei stata tutte le settimane dal parrucchiere e non mi sembrava il caso. Ho preso questa decisione, quindi, anche se con dispiacere, perché il colore mi piaceva tantissimo, però non mi piaceva addosso a me. Non so se mi spiego, spero di sì. Quindi sono andata dalla parrucchiera e ho detto: ti prego, facciamo una tinta, facciamo qualcosa per coprire questo biondo. E quindi ho fatto una tinta. Su Instagram mi avete chiesto: ma Carla, non si rovinano i capelli facendo così tante tinte? Sì, sì, assolutamente. Infatti adesso le lascio così per mesi e mesi, perché non posso assolutamente ancora toccarli. Farò tante maschere per idratarli, perché comunque facendo mesh e dopo una settimana tinta i capelli diventano secchi. Ecco, non è che si rovinano, diventano più secchi. Che quindi bisogna, insomma, curarli un po' di più per idratarli per bene. Ho fatto questa tinta per riparare al danno, diciamo, che è molto scura, sembro quasi nera. Al sole no, al sole sembro castana. Poi c'è da dire che tutte le mesh bionde dopo qualche lavaggio salteranno fuori. All'ombra invece sembro parecchio scura, sembro quasi nera. Però, devo essere sincera, ragazzi, mi preferisco così, anche se dal video non risaltano come quelli biondi. Devo ammetterlo, in video stavo forse meglio bionda rispetto a bruna, però dal vivo sto meglio bruna rispetto a bionda. Che casino, ragazzi, che casino questi capelli. Sono felice e non credo di rifare un altro esperimento da bionda, così bionda, poi magari in futuro, però veramente fra qualche mese, perché prima devo fare riprendere un po' i miei capelli, farò qualche mesh più chiara, non so cosa farò. In ogni modo non diventerò più bionda, perché sto proprio male. Però ripeto, proprio in futuro magari farò questi cambiamenti, perché prima devo lasciare il tempo ai miei capelli di riprendersi un po', perché sennò poi si rovinano seriamente. Quindi niente, questo era un video di aggiornamento sui miei capelli, perché effettivamente un giorno metto una foto da bionda, un giorno metto una foto da bruna, non ci capirete più niente, quindi ho detto: vabbè, meglio fare un video di spiegazione, anche perché è inutile che mi dite stavi meglio bionda, perché comunque non mi vedevo io e in ogni modo non si può tornare indietro. Ho letto anche un commento che mi ha fatto ridere, che mi diceva: eh sì, forse stai meglio bruna piuttosto che bionda, però potevi tornare al colore che avevi prima di farti bionda. E ho detto:
No, non si può fare il reset, ma devi coprire in qualche modo. Non potevo tornare i miei capelli di prima, anche se mi sarebbe piaciuto. E quindi niente, avevo questo sfizio, ci ho sbattuto la testa e sono ritornata indietro. E va bene così. Insomma, spero che questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia. Vi mando un grossissimo bacio e alla prossima. Ciao!